La prima volta che l'ho visto, nella mia testa si è calmato tutto. Tutti i tic, le immagini insistenti e persistenti, semplicemente scomparse. Quando soffri di un disturbo ossessivo-compulsivo, non ti capita spesso di avere dei momenti tranquilli. Anche quando sono a letto mi chiedo: ho chiuso la porta a chiave, mi sono lavato le mani. Ho chiuso la porta a chiave, mi sono lavato le mani. Ho chiuso la porta a chiave, mi sono lavato le mani. Quando ho visto lui, l'unica cosa a cui riuscivo a pensare era la curva delle sue labbra, o il ciglio sulla sua guancia, il ciglio sulla sua guancia, il ciglio sulla sua guancia, il ciglio sulla sua guancia. Sapevo di dovergli parlare. Gli ho chiesto di uscire 6 volte in 30 secondi. Mi ha detto di sì dopo la terza, ma non mi sembrava convinto, quindi ho continuato. Al nostro primo appuntamento ho passato più tempo ad organizzare la cena in base ai colori che a mangiare o parlare con lui. Ma gli piaceva. E a lui piaceva che lo salutassi 16 volte o 24 se era un mercoledì. Gli piaceva che ci mettessi una vita a tornare a casa perché dovevo evitare tutte quelle maledette crepe sul marciapiede. Quando siamo andati a vivere insieme, mi disse che si sentiva al sicuro, perché nessuno ci avrebbe mai derubato, dato che avevo di sicuro chiuso la porta almeno 18 volte. Guardavo sempre la sua bocca quando parlava, quando parlava, quando parlava, quando parlava, quando parlava, quando parlava. Quando mi diceva ti amo, gli angoli delle sue labbra si arricciavano all'insù in un sorriso. La notte se ne stava sdraiato e mi guardava armeggiare con l'interruttore della luce, spento e acceso, 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 spento e acceso. E approfittava di quel mio gesto per immaginare i giorni e le notti passare di fronte a lui. Una mattina avevo iniziato a salutarlo, ma se ne andò perché stava facendo tardi al lavoro. Quando mi fermavo ad una crepa sul marciapiede, lui continuava a camminare. Mi disse che gli stavo rubando troppo del suo tempo. Quando mi diceva ti amo, gli angoli delle sue labbra rimanevano dritti. Scorsa settimana è tornato a dormire dai suoi genitori, dicendomi che non avrebbe dovuto lasciare che mi legassi così tanto a lui e che è stato solo un grosso errore. Ma come può essere un errore se quando lo tocco non sento il bisogno di lavarmi le mani? L'amore non può essere uno sbaglio! Mi uccide il pensiero che se ne possa andare. Io non posso vivere senza di lui, non posso trovarne un altro, perché io penso sempre a lui. Di solito, quando sono ossessionato, vedo germi che mi si infilano sotto la pelle, mi immagino schiacciato da una fila interminabile di macchine, ma lui è stato la prima cosa bella su cui mi sono fissato. Voglio svegliarmi ogni mattina e pensare a lui che afferra il volante, che gira il rubinetto di una doccia come se fosse una cassaforte, che si protende e soffia sulle candele, soffia sulle candele, soffia sulle candele, 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 sulle... Adesso mi chiedo chi è che lo bacia e mi manca il respiro al pensiero che lo baci una volta soltanto e che non gli interessi se è stato perfetto! Io lo voglio ancora con me, lo voglio così tanto che la sola porta aperta e la luce accesa. Thank you.
Simone Faccincani per l'ISS Galileo Galilei.